Sono Fabio Nezzac e torno con un nuovo video. Oggi rispondo a Laura. Laura mi chiede: ma che peso ha la mia genealogia rispetto a quello che sarà il mio partner, o meglio, la persona che io attirerò o potrei attirare? La frase non era esattamente questa, l'ho un po' modificata, ma più o meno il contenuto è lo stesso. Allora, Laura, risponderò a te forse con più video. Anzitutto va compreso un particolare: che noi siamo un progetto, noi siamo il risultato di un progetto inconscio. Questo progetto ha una particolarità: segue esattamente quello che è il progetto nostro karmico come singole persone. Quindi è un puzzle perfetto che si combina. Quindi che senso ha, mi chiedo a volte, criticare tanto la nostra genealogia? Tutti noi l'abbiamo fatto, tutti noi continuiamo a farlo, ma capire che in fondo noi siamo perfettamente combinati con la famiglia giusta che ci permette di risolvere i nostri problemi karmici è una cosa favolosa. Quindi, tornando alla domanda iniziale, che ruolo ha la famiglia, la mia genealogia, rispetto al partner che io potrei attirare? Dico anche che, essendo questo uno specchio, si diceva, del mio karma, rappresenta anche, per esempio, le mie vite in monastero che io potrei aver fatto in vite passate. Quindi i voti di castità, i voti di povertà, di martirio. Ora, non vorrei rendere questo video troppo pesante, però ognuno di noi ha il suo progetto e in base alla propria storia ci deve essere uno studio approfondito. Come si fa a capire se ci sono memorie di monastero alle nostre spalle e quindi che queste, attraverso la nostra famiglia, influiscono su quello che dovrebbe essere il o la partner che noi attiriamo? Se nel tuo caso ci sono state donne, per esempio, che hanno vissuto male la propria relazione di coppia, e premetto che in tutte le genealogie qualcosa del genere c'è stato, ebbene hai una marcia in meno per attirare un partner come tu desidereresti. Io non sto cercando di farti idealizzare un partner, ma quantomeno di avere una storia dove l'anima, che la persona, il soggetto che tu attiri, sia più affine rispetto a ciò che vuoi tu avere nella tua vita. Però, quantomeno chi mi segue sa che per arrivare a un tale risultato ci deve essere un lavoro su se stessi. Oltre a questa situazione, diciamo, di, per esempio, donne non trattate bene nella nostra genealogia, quindi non rispettate, dobbiamo guardare situazioni di aborti. Io parlo spessissimo degli aborti nei miei corsi che faccio in giro per l'Italia. Perché? Perché sono la massima espressione delle donne che si sono comportate da uomini. In che senso? L'uomo biologicamente, a livello storico, diciamo, è associato alla figura del cacciatore che porta a casa, e la donna, attraverso la sua accoglienza, prepara poi il tutto per la prole. Lo scopo ultimo è il proseguimento della specie. Ma quando la donna uccide, lei diventa il maschio. Oltretutto, uccide la propria specie, il che è ancora più pesante. Quindi, che immagine c'è nella tua famiglia di quella che dovrebbe essere la dolcezza e l'accoglienza? Non puoi attirare un qualcosa di diverso da ciò che si è fatto in genealogia. Quindi stai già capendo un particolare: che situazioni come gli aborti, se vogliamo la vita karmica, tutto si ricollega a un tuo grande progetto. Quello che io ti consiglio, Laura, ma tu che mi segui, già probabilmente mi hai sentito dire, però dicendo ora, è di accendere una candela dedicata ad ognuno degli aborti che tu hai nella tua famiglia. Non importa sapere quanti aborti ci sono stati, dai tu un numero ipotetico e dai un nome ad ognuno di loro. Dai un'identità. Per chi mi conosce, sa che ho delle qualità medianiche. E moltissime sono le entità che mi ringraziano di un passaggio che non riuscivano a fare semplicemente perché la genealogia non riconosceva la loro identità. Parliamo di aborti, in primis. Ora, Laura, ritornando alla tua domanda iniziale, come puoi attirare un uomo nella dolcezza e delicatezza come tu lo desideri, se nella tua genealogia ci sono questi incastri? Intanto ti invito a guardare il tutto con dolcezza, cambiando quindi prospettiva, perché normalmente ci si arrabbia: oddio, che tipo di vita che devo fare, o che partner che attiro, ho attirato, no, non può continuare un progetto del genere. Invece dobbiamo cambiare modo,
di vedere le cose e cominciare a dialogare con la nostra famiglia. Quindi vai in una chiesa, o vai in una cappella, o vai in un cimitero. Non ti chiedo di fare il cattolico, ma di sfruttare l'inconscio collettivo. Simbolicamente una candela in un'istituzione religiosa, visto che la nostra istituzione in primis è la Chiesa, ci permette quasi di battezzare e riconoscere questi bambini, queste entità. Io non ti chiedo di diventare cattolica o cattolico con questo gesto, ma di sfruttare l'inconscio collettivo rispetto a quelli che sono stati migliaia di anni di storia. Cara Laura, tornerò a parlare rispetto a quella che è la tua domanda iniziale, cioè di quanto la genealogia pesi rispetto alla scelta del partner che comunque farà parte della tua vita, in altri video, perché i nonni hanno un peso incredibile, il loro vissuto. Ma per intanto ti invito a riflettere sul contenuto di questo stesso video. Io ringrazio tutte le persone che condividono i miei video e invito ancora una volta ad iscrivervi alla pagina di Facebook che riporta il mio nome, Fabio Nezzak, al mio sito, dove potete scaricare tranquillamente tutti i miei libri in formato totalmente gratuito, e invito tutte le persone o associazioni che desiderano che io vada nella loro città, nella vostra città, a contattarmi all'email che è riportata nel mio sito. Ringrazio tutte le persone che mi stanno sostenendo in questo progetto. Un abbraccio da Fabio Nezzak.